La sanità del Vallo di Diano sul tavolo del commissario dell'ASL di Salerno Mario Iervolino, che nei giorni scorsi ha incontrato una delegazione proveniente dal territorio, tra cui il sindaco di Polla, Rocco Giuliano, e l'assessore regionale al turismo Corrado Matera, per parlare delle criticità e del futuro del presidio ospedaliero pollese. Il primo cittadino di Polla manifesta la sua soddisfazione per l'incontro e per la disponibilità dello stesso commissario nel tutelare e potenziare il presidio. Diversi i punti sul tavolo della discussione, tra cui la volontà di puntare su alcune specialistiche già individuate per far sì che Luigi Curto venga individuato come un'eccellenza. I sindaci, inoltre, secondo quanto dichiarato da Rocco Giuliano, proprio a tal proposito starebbero valutando l'ipotesi di affidare la programmazione sanitaria e il suo potenziamento ad un consulente esperto. Tra gli argomenti di cui si è discusso con il commissario anche l'ospedale di comunità Sant'Arsenio. Tra le richieste presentate ha anche la volontà di effettuare incontri periodici con i vertici di Via Nizza per valutare insieme le azioni per il potenziamento della sanità valdianese. L'incontro è stato positivo con commissari, anche se ci sono stati anche altri incontri nel passato. Quindi l'incontro era quello, per prima cosa, quello di notificarlo, cioè di quello che avevamo detto in quell'incontro con i sindaci, quindi il tavolo di lavoro che si è costituito, e quindi soprattutto di avere un rapporto più assiduo, più costante, cioè con il territorio, visto che manca la conferenza dei sindaci, quindi almeno un incontro mensile per discutere tante criticità del nostro ospedale. Lui ci ha dato tante assicurazioni, la verità, anche con atti concreti comunque, però il problema, abbiamo sempre il problema della regione, cioè il piano in questo momento ancora non è stato ancora approvato dal Ministero della Sanità, della Salute, e quindi non sappiamo che succederà. La regione deve fare anche degli investimenti, se questo piano sarà approvato deve diciamo, investire, quindi mettere da parte delle risorse comunque per poter mantenere quelle che è nel piano. Certamente il primo problema è il personale. Il personale lui ci ha dato in visione diverse iniziative. Si farà su, cioè questo qui si farà il concorso della primaria della chirurgia, ma insomma anche altre iniziative per poter diciamo, trasferire personale sul nostro ospedale di Polo. Noi siamo fiduciosi comunque, anche perché ci ha dato in copia un elenco di apparecchiature che già quest'anno acquisteranno, sono diverse comunque, parliamo anche di 3-4 milioni di euro comunque di nuove apparecchiature. Dobbiamo arrivare che, come negli anni passati, che anche dalla Basilicata, dalla Calabria, cioè possono in tutta la regione possono già venire verso il nostro ospedale di Polla. E poi è quello di istituire un servizio oncologico. Questo già diciamo lui ha trasferito un medico.